è una situazione un po' difficile, perché forse all'inizio l'hanno un po' estremizzata, l'hanno un po' fatta anche forse più pericolosa di quello che in realtà è proprio questa malattia. Adesso cercano invece di riportare un po' tutto alla normalità, speriamo che prima si risolva. È chiaro che vedere Milano così tranquilla, così con poca gente, sicuramente è una situazione che fa male. È chiaro che la salute viene prima di tutto, è chiaro che dobbiamo assolutamente cercare di superare questa situazione, ma prima torniamo alla normalità è meglio per tutti, e non mi riferisco solo allo sport ma proprio alla vita quotidiana. È chiaro che tutte le persone che sono coinvolte in questa situazione e soprattutto quelle che stanno lavorando per migliorare, per affrontare questa grave situazione, vanno solamente elogiate. Speriamo veramente che con unione, con compattezza, con collaborazione si possa vincere anche questa battaglia. Il calcio è con i tifosi, il calcio è entusiasmo, il calcio è passione, il calcio è emozione, quindi a porte chiuse non c'è. E mi ero preoccupato per tutta la settimana di far capire ai miei ragazzi cosa significasse, visto che ho avuto questa esperienza, significare giocare senza tifosi. Io sono contento che non si giochi, si poteva decidere prima però. Sicuramente abbiamo intrapreso un gran bel viaggio, fatto sia di momenti positivi sia di momenti negativi. Però quello che mi sento di dire è che non è tanto importante quello che abbiamo fatto sino ad oggi, non è tanto importante i passi che abbiamo fatto per arrivare sino a qui, ma sarà importante lasciare dell'impronta. Stiamo lavorando per cercare di lasciare qualcosa di concreto e c'è ancora tanto da fare. Gigi sta meglio, oggi si sarebbe, oggi si allenerà con la squadra e chiaramente non giocando domani ma giocando mercoledì forse c'è qualche possibilità in più. Ci manca l'istinto del kill, l'istinto di chiudere la partita. Questo è un grave errore, questa è una situazione che ci ha penalizzato troppo nell'ultima partita ed è un peccato, perché per 70 minuti la squadra aveva fatto tutto quello che doveva fare. E poi abbiamo commesso l'errore di pensare che bastava gestire la gara senza correre rischi. Invece noi dobbiamo giocare sempre con la stessa intensità, con la stessa aggressività e con la voglia di far male agli avversari. Sono tutte lezioni che dobbiamo mettere nel nostro bagaglio per cercare di crescere, perché adesso i punti diventeranno sempre più pesanti. Abbiamo delle squadre molto vicine, abbiamo delle squadre che stanno davanti a noi e forti, come Roma, come Napoli, e noi dobbiamo spingere. Quindi queste sono situazioni che assolutamente dobbiamo approfittarne e dobbiamo migliorare. Credo che lui sia diventato un campione, sia diventato un giocatore unico al mondo, soprattutto per il talento chiaramente col quale è nato, ma per la sua ambizione, per la sua voglia di andare sempre ad affrontare sfide nuove, sfide diverse, e questo deve essere il nostro atteggiamento. Noi dobbiamo provare a non farci prendere quelli che sono vicino a noi, dobbiamo provare a far di tutto per prendere quelli davanti, dobbiamo avere questa ambizione, questa voglia di mettere in campo il nostro massimo, perché solamente con questa motivazione si possono ottenere delle cose importanti. Io credo che in generale molte volte i giocatori pensino che le scelte le fa l'allenatore, e è vero solo in parte, perché più delle volte invece le scelte le fanno loro, nel senso che quando lavorano in un certo modo, quando sono coinvolti, quando sono disponibili, quando sono determinati, chiaramente hanno più possibilità di essere scelti e hanno sicuramente la certezza poi di farsi trovare pronti. Ante sta lavorando, sta continuando a lavorare bene, sa che sta passando un momento molto importante della sua carriera, un momento molto positivo, e sa che è arrivato a questo momento col duro lavoro e col sacrificio, deve assolutamente continuare così, ma le sensazioni che ho e quello che lui sta mettendo sul campo sono in quella direzione. Questa settimana avrei voluto giocare, perché la squadra si è allenata molto bene, con tutti i suoi
componenti, veramente con attenzione, con determinazione. La squadra sta bene, abbiamo fatto anche i test fisici, ci hanno dato dei buoni risultati e si vede e lo sentono anche i giocatori, quindi adesso dobbiamo veramente provare a spingere, provare a vincere le prossime partite, provare a fare molto bene da qui alla fine. Io credo che questa sia una bella situazione, nel senso che dimostra che comunque il Milan sta guardando al futuro, sta crescendo dei giovani importanti con delle belle prospettive. Mi è piaciuto anche il modo come la squadra ha accolto un giocatore così giovane alle prime esperienze, facendolo sentire subito dentro, subito convinto, subito sicuro, quindi questi sono segnali molto importanti. Poi è chiaro che è una risorsa in più, un ragazzo molto serio con delle buonissime qualità e quindi deve continuare a fare così.